Domani alle 14 Torres Pescara, gara trasmessa in diretta in chiaro da Rete 8 con ampio prepartita a partire dalle ore 13. Ha parlato poco fa il tecnico biancazzurro Giovanni Bucaro, la squadra ha già lasciato le KK Hotel per raggiungere Fiumicino. La novità è che non partirà Sasanelli, fermato da un attacco influenzale. Nessun problema invece per Davide Merola. Altre contestazioni questa mattina con gesti molto eloquenti da parte della tifoseria biancazzurra, ha appena lasciato una macchina della Digos proprio qui, la struttura delle KK Hotel, con la squadra che è partita da poco. Ma il tecnico Bucaro ha glissato in conferenza stampa, ha detto: noi ci estraniamo dalle contestazioni, pensiamo alla partita, ai tifosi chiedo di darci una mano, di sostenerci nell'arco dei 90 minuti, poi sono liberi di contestare e di criticare. Sulle scelte un solo dubbio, la sostituzione di Tuniov con Franchini che è in pole position. Ma andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Bucaro con le immagini del nostro Diego Martelli. Merola sta benissimo, l'unico diciamo che si è aggiunto, che non è arrivato al campo stamattina, è Sasanelli perché è influenzato. Dobbiamo partire, quindi non penso che verrà con noi perché dobbiamo correre, siamo tutto di fretta per raggiungere la Sardegna. Poi sì, tranne Vergani e Tuniov che è squalificato, poi sono tutti a disposizione. Possiamo già dire la formazione Franchini per Tuniov? No, diciamo ci sono vari dubbi, ora vediamo domani un po' tutta la situazione, però qualcosina, Tuniov squalificato, quindi può essere Franchini, può essere Meazzi, può essere De Marco, abbiamo varie soluzioni, vedremo. Domani di fare la scelta migliore al momento. Chiaramente sul ruolo di Tuniov il dubbio? In questo momento sì, poi gli altri stanno tutti bene, quindi vedremo, però sicuramente lì via forza maggiori dobbiamo cambiare qualcosa. Analisi tattica della partita. Io ricordo la gara di andata dove la Torres, soprattutto nel primo tempo, con la loro organizzazione, i tre centrali difensivi e soprattutto a me piacque molto il movimento di Scotto lì davanti, mise in difficoltà il Pescara, una delle poche squadre a farlo. Sì, sì, anche se li abbiamo messi anche noi parecchio in difficoltà, due traverse, abbiamo sbagliato qualche situazione anche facile, ma loro fecero anche bene in quella partita. Sì, Scotto è uno, è una prima punta un po' atipica perché è uno a cui piace muoversi. Un po' tutti gli attaccanti che hanno loro sono giocatori a cui piace attaccare la profondità, andare in aria, non dare riferimento, quindi sicuramente sarà una partita da giocare con la massima attenzione, perché loro poi soprattutto in casa hanno anche la spinta del pubblico, sono esperti e bisogna stare molto attenti. Quanti minuti ha dalla panchina di autonomia a Cornero, nel senso quanto può darvi? E lei ha detto dei dubbi a centrocampo. Piano partita, cosa cambia con eventualmente Franchini, cosa cambia con De Marco e cosa cambia con Meazzi? Grazie. E allora la prima mi ha chiesto di a Cornero. A Cornero sta bene, si è allenato tutta la settimana in gruppo, però calcoliamo che è quasi due mesi che non disputa una partita, è normale che deve un po' migliorare la condizione, però secondo me può fare anche la sua mezz'ora, un'ora, non lo so, potrebbe anche fare tutta la partita, perché comunque è giovane, quindi c'è. E con noi sono contento perché è un'arma in più che abbiamo da qui alla fine, perché Federico è un ragazzo molto, molto applicato, bravo tecnicamente, ha le qualità per darci una grande mano di qui alla fine. Poi le caratteristiche, è normale che Franchini è quello un po' diverso da tutte le mezzali che abbiamo noi, dei centrocampisti, perché ha caratteristiche un po' diverse, è più un conquistatore di palloni, uno che gioca sul fisico, grande dinamicità, magari rispetto a De Marco, rispetto a Meazzi o agli altri centrocampisti, magari ha meno nel palleggio qualità tecnica, però è uno che in campo si fa sentire a forza e fa bene nel suo ruolo, soprattutto quello nel momento in cui deve riconquistare palloni. Quindi, diciamo, se decide di fare una partita più fisica, più robusta, c'è Franchini, se decide di fare una partita più tecnica. Sì, è normale che con Franchini abbiamo più fisicità, più di conquista della palla, con gli altri abbiamo più qualità, però
centrocampo va abbinato nel miglior modo possibile, quindi ci può stare Franchini se giochi con Odagasso squizzato, di là puoi giocare con Sasà, con Aloy, abbiamo diverse soluzioni come ho detto prima.